Grande Teo. Grande Teo. Grande Pippo, perché in fondo nello sketch con Keith Richards il comico eri tu. Sei caduto. Ti sei inginocchiato. Io non ti ho mai visto così. Sei in una forma strepitosa, Pippo. Grazie. Niente, io volevo farmi vedere con la mia faccia, che sono 7 anni che non appaio con la mia... Ah, sì? Sì, sì, sì. Ero ancora nero di capelli quando... Ha un fisico perfetto, sei un bambino. Sì, è la gravidanza. Senti, ma... Siamo tutto in... improvvisato, quindi... Senti, i soggetti importanti che tu sberleffi, perché tu non fai imitazioni, tu fai interpretazioni, no? Sì. Che fa? Come reagiscono? Ma, come dire, tanti somatizzano la cosa bene, altri si incazzano. No, però io voglio ricordare alcuni personaggi ai quali ho voluto bene. Certo. Ad esempio vorrei ricordare, e qui voglio essere abbastanza serio, l'avvocato Prisco. L'avvocato Prisco... che io incontrai la prima volta dopo varie imitazioni allo stadio di San Siro, durante il derby, prima del derby Inter-Milano, Milan-Inter, lui mi incrociò, ci incrociammo per caso, e mi guardò e mi disse: ecco, era proprio lei che così volevo vedere, però volevo porle una domanda, se lei me lo permette. In Italia siamo 50-51 milioni di italiani. Come mai le è venuto in mente di rompere i coglioni a me? Poi un altro personaggio che ho nel cuore, perché è genuino, sanguigno, è questa persona che con lo sguardo, col sorriso, con un filo di voce... Oi, state zitti. No, lo dovevi dire tu, perché ho visto lo sguardo. Con un filo di voce fa capire che persona è. Un gentleman. Sto parlando di Carletto Mazzone. Quando l'ho incontrato ho capito che era lui, perché mi ha chiamato così. Au! Che fai, mi vieni in giro? Però era bonario. Pensate, quest'uomo romano, romanista... e trasteverino, che allena il Brescia, e questo fa già sorridere, diciamo. Ma pensate, durante il derby Atalanta-Brescia o Brescia-Atalanta, mentre i giocatori giocano, corrono e si parlano, ma che cazzo stai a dire, sono allenatore vostro, fatemi capire. Tu via qua, come ti chiami? Hübner. Che sei, austriaco? E comunque... Uno che veramente non l'ha presa bene. Ah, sei arrabbiato? Arrabbiato... Dire poco. Dire poco. È stato Cesarone. Ah, sì? Io ho fatto la sua imitazione normale, solo che l'imitazione stava andando talmente bene che Fazio mi chiamava ogni 3 secondi: Cesarone, Cesarone. Io non sapevo cosa fare, dicevo in cuffia: chiamatemi un po' più tardi. Cesarone, Cesarone. In un certo momento ho visto un signore davanti a me allo stadio che aveva un fiasco di vino. Ho detto: senta, mi presti il fiasco che facciamo uno sketch. Appena ho preso il fiasco in mano, Cesarone, in diretta con questo fiasco in mano. Maldini, un uomo di federazione, grande allenatore, grande giocatore, serissimo, è venuto a sapere di questo fiasco. Io avevo mistificato un po' la cosa dicendo, con la coda dell'occhio avevo visto Gagliani. Gagliani ha 2 espressioni. Quella... e quella di esultanza. In quel momento avevo una 3ª espressione, che era... Ha detto: l'ha bevuta lui. Il vino l'ha bevuto lui. Cesarone non ci ha creduto. Alle 9:30 di sera mi ha chiamato. Io rispondo al telefono e dico: pronto, chi parla? Ma parlano queste 2 paia di balle.
che sarebbero quattro. Dico, ma chi è? Ma come chi è? Oh, 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 oh. Dico, c'è lì un cagnolo? Non c'è qui nessuno! Ma cosa fai? Mi prende per il culo. Che non ho mai sentito. Col culo. Non si dice. Senta, mai cos'è? Culo! Dico, no, Cesare, perché? Ma perché ridono tutti? Anche mio figlio, Paolo. Che è? Come figlio, come che si ne chiama? Paolo. O se no, Paololino. Ah, dico, no, non ti vedo. Guarda che tu sei peggio di Dilivio. Io ai mondiali del 91 dicevo Dilivio, voi, stai largo, vai, vai. Ma dove cacchi vai fuori dallo stadio? Ho detto, guarda Cesare, gli ho detto, è uno scherzo, chiaro, tu sei importantissimo, sei famosissimo. Ho detto, ma quello che mi fa incazzare, che ero davanti al, come hai fatto, anche tu. È entrato nella banda, fatto, Un tranche. Quello che mi ha fatto arrabbiare, mi ha detto, ero con mio nipote, il figlio di Paolo. Come si chiama? Paolino 2. Dico che è un quartiere, non fa lo spiritoso. Guardavamo la televisione insieme, tu sei uscito e il bambino ha detto, il nonno! Ma cosa il nonno? Teo Teopoli!